Mi sento! Sì,
Barbiere! Barbiere! Per cavolo c'è stato, ma la prima piace si sorella tutto il vino. E poi si piega il culo. E finitela dunque, avanti Vittorio in giumento, un quarto di latte del pane il giornale. E la solita storia. Il pane ben cotto. Oh! Lisa? Lo sai che Giuseppe hai fatto? Hai tagliato i capelli? Che dici? Diceva Giuseppe cugino, oh, il torino! Mi prese il cestello, ci ho messo il denaro, se vuoto, stelluccio! Non c'ho male alla gamba! Oh, poverina! Voglio da portiere, ma per far piacere, se vuoto, che chiasso! Ma sì, sì, sei proprio un tesoro! Lisa, Lisa! Guarda che la Lucia, con tanto chiacchierare, ma meglio non ti stampare. Zitte, zitte! Signora, signora, portiera, meglio non ti fare. Zitte, zitte, zitte! Signora, signora, signora! Signorina, buongiorno! Incomincia il lavoro, come può me lo dice tutto il giorno sto bene. Si stanca, si annoia, oh no! A me piace studiare, il disturbo è per voi. Lo capisco, non è divertente sentire. Per noi si figuri, si figuri. E tutto il giorno sempre chiusa studiare. È difficile imparare. Oh, tutto è difficile. Tanto. Lucia, senti. Non vedi che cerca Vittorio? Un signore, hai il bagaglio? Ma scusi, chi cerca? Portiere. Ma è lui qui! Il portiere sono io! Cioè, no, sono Lucia! Il portiere Vittorio è andato a comprare il latte giornale! Ho male una gamba, ma ne posso vedere! Ho il bagaglio! Lo vedo! Mi viene da fuori! Pensione Guidotti! Su, al quarto, lei salga, io aspetto! Io aspetto il portiere, mi sente? Sì, sì. Vieni qui, in questa casa. Lo guardi il bagaglio, lei salga, stia tranquillo. Pensione Guidotti, pensione Guidotti. C'è un nuovo cliente, un nuovo cliente. Un nuovo cliente, un nuovo cliente. Oh, guardalo che sale, è già per le scale. Raimondo Benetti ha fatto il suo ingresso nella grande casa via del Pozzo 53 e sale le scale.